Settima prova del trofeo Triveneto Ciclocross con il terzo ciclocross della Motta, corso oggi, domenica 3 dicembre, a Motta di Livenza nel Trevigiano. Mentre scorrono le immagini di gara andiamo a vedere chi sono stati i vincitori di giornata. I primi a partire sono stati gli atleti della categoria G6, dove ad imporsi sono stati Franz Engele del team Cardano e Giulia Bon del pedale manzanese. Nella seconda gara di giornata dedicata ai Master a vincere sono Carmine del Riccio del team Sunshine Race Nalles per la fascia 2 e Gabriele Fabris della Cicli Rossi per la fascia 3. Alle 11.40 partono gli esordienti, dove i più veloci risultano essere Sebastiano D'Aiuto del pedale manzanese e Matilde Carretta del GS Mosole tra le donne. Nella categoria allievi salgono sul gradino più alto del podio Pietro Deon del team Sanfiorese per il secondo anno e Matteo Bulfon del Bandiziol per il primo anno. Tra le donne a vincere è Nicole Canzian del Bandiziol Cycling Team. Alle 13.40 partono gli junior e le categorie femminili. Per gli junior si impone Pietro Duregon del San Vendemiano. Per le ragazze junior la più veloce è Alice Bulegato del Sportivi del Ponte. Anna Oberparleiter del team Cingolani fa sua la classifica donne open, mentre tra le master la più veloce è Lorena Zocca del SC Barbieri. Infine alle 14.40 le ultime partenze con le gare open maschile e master di fascia 1. Tra i master di fascia 1 sale sul primo gradino del podio Marco Del Messier del Bandiziol Cycling Team. Tra gli open vince Federico Ceolin del Bibione Team, che si lascia alle spalle Emanuele Uez del Centro Sportivo Carabinieri Olimpia Vittoria ed Ettore Pra del Hellas Monteforte. La sintesi in prima TV martedì alle 19 su Telenordest e in streaming sempre martedì alle 21 su mtbgranfondo.it.